Sette nuovi dottori hanno completato ieri pomeriggio il proprio percorso di studi nel corso di laurea in chimica e tecnologie per l'ambiente e per i materiali. Un percorso che da sempre ha incentrato l'offerta accademica rivolta ai ragazzi con la possibilità di frequentare le aziende del territorio dove poter perfezionare gli studi, le tesi di laurea e, cosa non rara, trovare un'occupazione dopo gli studi, elemento importantissimo che può fare la differenza all'interno dei percorsi di laurea in questa difficile situazione occupazionale ricaduta specialmente sui giovani. Non è un caso, infatti, che ieri, come ad altre giornate di laurea, ad intervenire alla cerimonia siano stati invitati rappresentanti di molte realtà importanti del nostro territorio, come Giuliano Airoli, vicepresidente della SACMI di Imola, Giacomo Melandri, consigliere della Camera di Commercio, o Tommaso Tarozzi, CEO all'interno del gruppo Bucci e vicepresidente di Confindustria Romagna. I sette laureati sono tutti ragazzi fra i 22 e i 28 anni, per lo più provenienti dal territorio circostante, Lugo, Castel Bolognese, Predappio, Galeata, Bologna e ovviamente Faenza, anche se non è mancato una studentessa proveniente da molto lontano, Maria Pia Maitalasso, dalla provincia di Foggia, che ha discusso una tesi dedicata allo studio preliminare delle proprietà termiche, dinamico-meccaniche e galvaniche di materiali composti in fibra di carbonio. Il primo ad affrontare la commissione di laurea è invece stato, in ordine alfabetico, Enrico Alì, con una tesi dal titolo «Studio della formulazione di una vernice per PVC». Poi è stata la volta di Ruben Cesario con lo studio dell'effetto di additivi siliconici sulle proprietà di lacche per il rivestimento di pelli in PVC. Alessandro Muccinelli è stato il quarto candidato, portando un lavoro impostato sulla standardizzazione dell'impianto pilota. Alex Salvatore si è invece laureato con uno studio di un sistema innovativo per la disidratazione solido-liquida. Enrico Servadei ha discusso uno studio della correlazione tra le caratteristiche chimico-fisiche degli smalti e lo sviluppo del colore applicato con tecnica digitale. E infine Elena Silvestri ha presentato l'elaborato dedicato alla caratterizzazione del PM10 in aree ambiente, in aree interessate da impianti di gestione dei rifiuti. Per i sette ragazzi ora si presentano i più differenti cammini futuri fra chi proverà la laurea specialistica a Bologna dopo 3 anni portati a termine a Faenza e chi invece, forte del bagaglio di esperienza ottenuto anche attraverso i tirocini e i progetti di tesi portati avanti nelle aziende, proverà ad entrare immediatamente nel mondo del lavoro.